Buonasera, ancora per oggi una diretta di Parola Mia. Sono più o meno alle 16 in tutta Europa, soprattutto anche in Italia ovviamente, è l'ora del caffè, ma c'è chi il caffè, come la maggioranza ritiene di averlo preso con un po' di zucchero, c'è chi ritiene invece che il caffè sia amaro e più amaro non si può. Siamo con l'onorevole Raffaele Fitto, che è presidente dell'Eurogruppo dei parlamentari dei riformisti e conservatori, o meglio conservatori e riformisti. Presidente, buonasera. Buonasera a voi. Ci sente bene? Sì, ci vede. Io sento benissimo, sì, assolutamente, tutto bene. Dunque, ieri sera, molto stranamente, perché prima le riunioni sembravano interminabili, poi ieri sera in un'oretta si è fatto tutto. Un comunicato stampa del presidente portoghese Mario Conceição, sul quale per la verità si dice di aver raggiunto un accordo. A giudicare da quello che è scritto, soprattutto a giudicare dal fatto che nessuno dei paesi europei ha posto delle riserve, evidentemente anche l'Italia ha accettato il contenuto di quel documento. Che ne dice lei? È così? Ma io sono molto critico e sono convinto che questo sia stato per il nostro paese un passaggio pericoloso, lo sarà ancora di più, perché basta leggere la dichiarazione secca del ministro delle finanze olandese per capire quello che è accaduto, il quale dice in modo molto chiaro che è giusto avviare un canale di finanziamento per le spese mediche di questa fase ed è altrettanto giusto tener conto della condizionalità per tutte le altre spese, il che vuol dire che oggi noi ci troviamo di fronte ad una situazione per la quale non c'è in alcun modo nulla di quello di cui si parlava, c'è il MES e c'è la possibilità, direi l'obbligo in futuro di dover accedere a questo fondo con una serie di condizionalità che saranno capestro per il nostro paese. E questo penso che sia una sconfitta per i proclami che abbiamo ascoltato e soprattutto un modo per rinviare il problema dal punto di vista dell'impatto mediatico, pensa la maggioranza, ma di fatto è un disastro, perché se non ci fosse nessun problema, come mi ha raccontato, non si capirebbe perché bisognerebbe sottoscrivere il MES. Esatto, per cui scendendo un attimo nel dettaglio di carattere tecnico, si parla del 2% del PIL, peraltro in questo 2% ci sono già dei soldi che noi abbiamo messo, per cui voglio dire, se andiamo a fare i calcoli non è proprio il 2% del PIL, però varcare questo limite di un centesimo ci dica chiaramente, significa avere la troica in Italia? Ma il rischio è proprio questo, ma soprattutto di essere condizionati. L'Europa oggi mette sull'Italia in via definitiva la possibilità di determinare le scelte. Non si tratta di fare polemiche gratuite. Noi abbiamo un governo che è nato in Europa, l'attuale governo italiano è nato con una regia europea e oggi noi ci troviamo di fronte ad una situazione per la quale l'Europa decide di porre in modo decisivo una sua mano sulla prospettiva futura del nostro paese. Laddove noi dovessimo avere bisogno, e probabilmente questo accadrà, di utilizzare queste risorse, lo faremo con le condizionalità che sono state indicate, quindi lo faremo sulla base di un permesso e delle condizioni che in passato sono già state sperimentate in altri paesi e che non hanno portato nulla di positivo. E quindi mi sembra che ci sia una situazione veramente problematica per il nostro paese, che si sia fatto un pessimo lavoro e lo si cerchi di rendere in un modo assolutamente opposto a quella che è la realtà delle cose. Mi fermo ad una sua espressione, un governo nato in Europa. Io mi chiedo quanti governi c'erano in cui il ministro dell'economia era un tecnico e non un politico. Questa volta invece, molto stranamente, parlando di una persona che viveva 24 ore su 24 in Europa, ci siamo ritrovati con un ministro dell'economia non tecnico, politico. Così come abbiamo festeggiato champagne, prosecco e galla, Gentiloni, che avrebbe dovuto in qualche modo tutelarci. Per finire poi a certe strane manovre,
per esempio quella del segretario del Consiglio europeo, un rappresentante di 5 Stelle che in fondo no, non è una famiglia, quindi non si sa come è stato gratificato dall'attuale presidente che è poi un PD. Ma non le è sembrato un po' tutto strana questa manovra? Non voglio dire che è passata sotto il naso del capo dello Stato, ma in effetti è passata sotto il naso del capo dello Stato. Non le è sembrata un po' bizzarra questa manovra? Allora, partiamo da un dato. Noi come gruppo, io lo voglio sottolineare e rivendicare, abbiamo votato contro la fiducia alla Commissione europea e alla Presidente von der Leyen. Questo mi sembra che sia un punto di partenza. Non abbiamo votato la Presidente della BCE Lagarde perché abbiamo ritenuto che dietro questo schema stesse nascendo un contesto che andasse nella direzione opposta agli interessi del nostro Paese. E purtroppo i tempi ci stanno dando ragione, perché qui non è che è solo un problema collegato a queste ore, ma è un problema collegato a dei comportamenti che sono indicativi anche del periodo precedente, perché su ogni grande questione noi non abbiamo ottenuto dei ruoli determinanti. Io non ho nulla, anzi, contro Paolo Gentiloni, verso il quale non ho difficoltà dal punto di vista personale di esprimere un giudizio positivo, ma Gentiloni oggi rappresenta in Europa la debolezza dell'Italia, perché di fatto Gentiloni ha preso un portafoglio che è un portafoglio che è sottoposto al vicepresidente Dombrovskis e che sicuramente non ha la possibilità di poter incidere sulle questioni reali e vere del nostro paese. Lo siamo, quindi una sola, a Roma dicono, a Roma direbbero una sola. Ma io penso e avrei auspicato, l'ho detto, l'abbiamo detto come gruppo in quei giorni, che sarebbe stato molto più opportuno ottenere un portafoglio vero, reale, un portafoglio con il quale si poteva intervenire nella vita di ogni giorno, nell'economia del nostro paese, con il quale si potevano immaginare delle scelte anche dal punto di vista della spesa, degli investimenti, delle opportunità per il nostro paese. Invece questo non è accaduto, e questo penso che sia stato un altro grande errore che si somma a tutta una serie di errori che sono frutto di un atteggiamento sbagliato. Questi errori possiamo ricondurli tutti ad una impostazione unica. L'impostazione è quella di un atteggiamento, tra virgolette, sottoposto al cosiddetto vertice europeo e quindi alle linee guida che vengono date e portate avanti da alcuni paesi in modo particolare. Questo io mi riferivo proprio a questo quando parlavo, per esempio, di un ministro dell'economia che non è un tecnico ma è un politico. Un attimo solo, Presidente, perché quello che lei dice è chiarissimo e sono analisi evidenti. C'è però la maggioranza, quando dicevo che parlava di un caffè appena zuccherato, mentre ovviamente l'opposizione parla di un caffè amarissimo, la maggioranza comincia ad elencare una lunga teoria: i soldi della BEI, gli investimenti della BCE nell'acquisto dei titoli di Stato, addirittura lo SURE, insomma un elenco di cose che non ci sono e che avverranno, probabilmente includono anche il patto Breton-Gentiloni, giusto per parlare di ipotesi. Per ora tutte chiacchiere, però loro le elencano per, secondo me, farci pensare che l'indomani staremo pieni di denaro e di finanziamenti. Non le sembra un po' strana questa cosa, un po' forzata? Assolutamente sì, e lo collego alla mia esperienza personale. Nel 2014 io fui eletto parlamentare europeo nel gruppo dei popolari. Dopo 10 mesi toccai con mano la impossibilità di condividere quell'impostazione e fui il primo parlamentare europeo italiano passato nel gruppo dei conservatori. Non era mai successo che nel gruppo dei conservatori ci fosse un italiano, e l'ho fatto perché toccavo con mano i rischi ai quali si è fatto riferimento e le ha fatto cenno poc'anzi. Perché? Perché è stato un crescendo in questo senso, e oggi noi ci siamo trovati, io ho avuto la possibilità insieme ai miei colleghi di votare contro la Commissione europea, perché ho ritrovato nella fase iniziale di questa Commissione europea esattamente lo stesso schema della Commissione Juncker della scorsa legislatura, nella quale l'unica cosa che non mancavano erano gli annunci. Ogni volta ci sono queste mega conferenze stampa con le quali veniamo travolti di miliardi di euro e di opportunità. Poi andiamo al dunque e non troviamo nessun tipo di riscontro. Quando parliamo di BEI, quando parliamo di Banca Centrale Europea, parliamo di ipotesi. Quando parliamo di SURE parliamo di una cosa ancora peggiore, perché lì ci sono previste delle garanzie che sono capestro rispetto ai temi di cui noi stiamo parlando. Quindi ogni volta veniamo travolti da questi grandi annunci. Se volessimo tornare un po' indietro rispetto al tema
della tragedia che stiamo vivendo del coronavirus e volessimo parlare per un momento del programma della Commissione Europea, e chi lo dimentica questo grande annuncio del Green New Deal? E chi è che non vuole un mondo verde dove vivere senza inquinamento e ridurre le emissioni nel mondo? Anche qui però grandi annunci che venivano presentati senza risorse aggiuntive, e quindi l'idea che la Commissione stava mettendo in campo era quella di andare a ridurre le risorse della coesione dell'agricoltura, che non incidono in modo uguale per tutti gli stati, ma che incidono in modo specifico su alcuni stati, l'Italia in modo particolare, per dare vita, e il Just Transition Fund, che è il primo provvedimento che la Commissione ha messo in campo del Green New Deal, per 7,5 miliardi, assegna all'Italia solo 365 milioni di euro. Cosa voglio dire? Che si programmano tante belle cose di carattere generale, ma nella fase pratica agli annunci non seguono le risorse, e laddove quelle poche risorse ci sono vengono indirizzate con modalità che penalizzano il nostro paese. Ecco perché noi oramai abbiamo assunto una posizione per la quale non ci si può fidare in alcun modo degli annunci e delle dichiarazioni generiche. Oggi purtroppo il risultato dell'Eurogruppo non è nemmeno quello di annunci e di questioni generiche, purtroppo è fatto di cose concrete, negative in modo chiaro per il nostro paese. Io riavvolgo il nastro a ieri sera a proposito del comunicato rilasciato. Ma il Parlamento italiano aveva dato mandato a Roberto Gualtieri di aderire? Ieri sera nessuno ha detto, con l'eccezione Ma questa è l'altra questione incredibile. Un tema come questo lo si può discutere spalle al muro, col coltello alla gola, dell'emergenza sanitaria, mentre in Italia noi oggi, ogni pomeriggio ascoltiamo questo bollettino drammatico di centinaia e centinaia di morti, mentre viviamo con l'angoscia di non sapere quello che accade nei prossimi mesi, mentre abbiamo un'economia totalmente ferma in ginocchio a livello globale, nel nostro paese in modo particolare, non abbiamo certezze sul futuro. L'Eurogruppo cosa fa? Si riunisce e affronta la discussione su una vicenda così seria e fondamentale in tempi normali, l'affronta a ridosso di questa vicenda e tratta il dossier come se lo stesse trattando 5-6 mesi fa, con la trattativa di invio per inserire il paletto, come se tutto riguardasse una discussione ordinaria. Questo è incredibile. Se posso aggiungere un'osservazione a quello che lei dice, noi siamo andati lì e siamo stati giorno e notte nell'Eurogruppo perché cercavamo soldi per rilanciare la nostra economia. Che qualcuno ci venga a dire vi paghiamo i lettini dell'ospedale, tutto sommato forse ce la potremmo fare anche da soli, insomma mi sembra paradossale. Noi abbiamo iniziato questa conversazione con un riferimento che ho voluto fare, il tweet che è stato inserito in agenzia del ministro olandese delle finanze. Io penso che sia una sintesi ai noi, certo, perfetta, che rappresenta questa situazione, perché con grande gentilezza e apertura ci spiega che per le spese sanitarie di questo periodo c'è la massima apertura, per tutto il resto c'è la condizionalità. Chiuso, penso che sia una fotografia in modo assolutamente sintetico di un disastro per il nostro paese che è stato definito in questa notte. Clonata questa foto di cui lei parla da Matteo Salvini, il quale appena ha letto il comunicato ha detto: beh, quando leggo che l'Olanda ritiene che sia un accordo soddisfacente mi tremano i polsi, mi sale la pressione a 2,80. Insomma, anche lui ha fatto la sua osservazione per quanto riguarda ieri. In questi casi, per chiudere, quando ci sono questo tipo di riunioni, la prima cosa che io ho imparato a fare e leggere le dichiarazioni dei ministri degli altri paesi, soprattutto quelli in contrasto con noi, per capire che sta succedendo e poi trarre le conclusioni e le conseguenze. Parliamo adesso un attimo di comunicazione. Abbiamo parlato di proclami, c'è questa abitudine per la quale devo dire che anche il nostro Presidente del Consiglio sembra un po' contagiato da questa riunione, con delle conseguenze certe volte anche piuttosto gravi, ma non è il momento, magari ne parliamo in un altro momento. Il Presidente del Consiglio in queste ore sta per andare in una conferenza stampa, se magari non l'ha già fatta, nella quale, glielo anticipo, ma credo che lei lo sappia,
dirà no, la nostra posizione è ferma, no al MES. Ma insomma, gli italiani a questo punto non ci capiscono molto, perché se ieri sera abbiamo detto sì al MES senza condizionamenti, solo per la sanità, e oggi il Presidente del Consiglio alla vigilia, perché fra una settimana andrà nel Consiglio e andrà a rappresentare l'Italia, dice no, la mia posizione è ferma, ma un italiano medio che cosa capisce da questa inguagliata comunicazione? Io temo che si stia provando a costruire una comunicazione di difesa. Siccome nei prossimi giorni, pare il 23 o il 26, sarà convocato il Consiglio europeo. Sì, esatto, esatto. Il tentativo è quello di andare lì a ottenere un potenziale discutibile da verificare recovery fund, come lo stanno chiamando in queste sì. ore, per mettere in campo un fondo finalizzato che dovrebbe poi andare in questa direzione e magari far finta con un minimo sforzo, tutto da dimostrare, che non ci sono né vinti né vincitori. Io penso che questo sia assolutamente non inadeguato, sbagliato, che il Presidente del Consiglio in questa vicenda ne esca malissimo, il nostro Paese ne esce malissimo, non c'è stata nessuna discussione in Parlamento, un fatto di una gravità inaudita rispetto ad una scelta che compromette, può compromettere il futuro del nostro Paese, e soprattutto se fosse vero quello che dice il Presidente del Consiglio, per quale motivo noi stiamo ancora parlando di MES? Per quale motivo? Cioè, non ce ne sarebbe una ragione se fosse vero quello che lui dice. Invece c'è una ragione. La ragione è che noi faremo parte, sottoscriveremo il MES e, tolte, come abbiamo detto, le spese sanitarie, tutto il resto dovrà passare da questo meccanismo infernale, da questa spada di Damocle che ci accompagnerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E quando avremo una necessità, e purtroppo temo che l'avremo a breve, dovremo chiedere per favore, forse, di poter utilizzare i soldi che noi nel frattempo abbiamo versato alle condizioni degli altri, perché questa è la sintesi. Sulla base di quello che lei dice, sa perfettamente che Giorgia Meloni addirittura vorrebbe proporre, vorrebbe denunciare per un peraltro tradimento il Presidente del Consiglio, proprio per quelle incertezze di cui lei stava parlando, per quelle indecisioni, per quella palestra di comunicazione che servirà a coprire delle falle, mentre Matteo Salvini addirittura vorrebbe proporre però nei confronti questa volta del Ministro dell'Economia, vorrebbe proporre una mozione di sfiducia, con qualche rischio, perché ho letto qualche agenzia di 5 Stelle, e ma siccome certo. al Senato, lei sa che le cose al Senato italiano... Ma non c'è dubbio. C'è un pericolo, c'è. Ma non c'è dubbio, sono dei comportamenti inaccettabili, perché il governo, che ricordiamolo è un governo parlamentare, eletto in Parlamento, fa forze politiche che nell'ultima campagna elettorale erano contrapposte le une alle altre, quindi non c'è un consenso popolare che giustifica la tenuta di questo governo, ma ci sono delle forze politiche che in Parlamento hanno dato vita a questo governo. Ebbene, in questa situazione, senza nessun mandato, si è impegnato e si impegna il nostro Paese per il futuro su questioni che sono drammaticamente serie, che rischiano di compromettere realmente il futuro del nostro Paese. Quindi qual è la situazione oggi? Che il Movimento 5 Stelle ha fatto una campagna elettorale e ha parlato, ci ha raccontato per anni una serie di cose che sono l'opposto di quello che sta facendo questo governo. Cosa faranno i numerosi parlamentari del Movimento 5 Stelle, in modo particolare, come giustamente lei diceva, al Senato? E bisogna avere l'occasione per capire come questo accadrà, e quindi adesso il centrodestra penso che articolerà una sua proposta che tenga dentro queste dichiarazioni e che possa rappresentare con chiarezza questa posizione. Vorrei ricordare che con Giorgia Meloni e tutti i parlamentari italiani, noi a Bruxelles, davanti alla sede del Consiglio europeo, se non sbaglio alcuni mesi fa, sì, era a dicembre addirittura, noi tenemmo una manifestazione di protesta, vennero a Bruxelles Giorgia Meloni con tutti i parlamentari, deputati e senatori italiani di Fratelli d'Italia e insieme alla delegazione di Fratelli d'Italia nostra dentro il gruppo dei conservatori, manifestammo davanti al Consiglio europeo. Questo accadeva mesi fa, per dire che su questo punto Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non è che arriva oggi svegliandosi all'ultimo minuto, ma è una battaglia lunga, antica, che stiamo conducendo da molto tempo.
tutti ricorderanno, a proposito di comunicazione, diciamo forzata, benevolmente definiamola forzata, che proprio nel periodo di cui lei parla, novembre e dicembre, in Parlamento già si parlava di un patto sotterraneo, già accettato da Gualtieri e da Conte, e naturalmente seguivano tutti smentivano sia l'uno che l'altro, ma adesso ci sorge il sospetto che veramente a ottobre, novembre qualcuno sottovoce, sottotraccia aveva detto andate avanti, ci stiamo, non vi preoccupate, alla luce del comunicato di ieri sera. Che ne pare? Ma io non voglio fare né complotti né ipotizzare situazioni strane né raccontare questioni diverse dalla realtà. Mi limito a mettere in fila alcune cose. Quando è nato questo governo è nato con l'input e il via libera della Merkel e di Macron. Ci sono state visite che si incrociarono istituzionali in quei giorni. Ci sono state dei via libera chiari. E vorrei anche ricordare che Gualtieri, prima di fare il ministro dell'economia, è stato presidente della commissione economica. Infatti, sì, certo. Quindi saranno tutte delle circostanze casuali, ma siccome io sono componente della commissione economica in Parlamento europeo e quindi seguo molto bene anche il lavoro di questa commissione, mi sembra che ci sia una sintonia oggettiva, che il nostro governo sia, lo voglio dire in modo molto sereno ma molto secco al tempo stesso e chiaro, sia assolutamente succube di quelle che sono le decisioni e le posizioni che vengono assunte in Europa. Penultima domanda che rivolgo ad un uomo delle istituzioni, già prevedo la sua risposta ma gliela devo fare ugualmente. Uomo delle istituzioni, presidente della giunta regionale, ministro della Repubblica, presidente di un Eurogruppo importante, ma nessuno vuole tirare per la giacchetta il capo dello Stato. Ma di fronte all'ipotesi che fosse ben chiaro a tutti che l'atteggiamento di Gualtieri o di Conte non è stato per niente approvato dalla Camera dei Deputati o dal Senato, ma secondo lei in questo caso ci potrebbe essere un intervento del Capo dello Stato? Ma questo lo valuteremo, adesso si tratta di mettere in campo un'iniziativa forte a livello parlamentare per mettere spalle al muro questo governo e per cercare, anche se mi rendo conto che oramai è difficile se non impossibile, di bloccare il disastro che è stato commesso da parte di questo governo. Poi vedremo quali saranno i passaggi. Certo è che oggi noi siamo nel punto più basso immaginabile, perché è un governo privo di una forza elettorale, di una legittimazione popolare, ed è un governo scelto dal livello europeo che assume queste posizioni, e penso che anche il clima che ha regnato in questo periodo di responsabilità va anche chiarito. Le opposizioni hanno avuto un atteggiamento responsabile in questo periodo e abbiamo dovuto protestare. Vorrei ricordare la richiesta al Presidente della Repubblica, dalla quale poi è scaturito l'incontro con il Presidente del Consiglio, perché l'atteggiamento dei leader dell'opposizione era quello di poter discutere seriamente e credibilmente del merito dei provvedimenti, dare un contributo alla ripresa in questa fase drammatica. Cosa disattesa finora? Disattesa. Purtroppo disattesa in malo modo, perché certo, la fiducia sul Cura Italia, sul decreto Cura Italia, posta in modo peggiore in assoluto per dimostrare questo clima di collaborazione, nel momento nel quale il governo va avanti a decreti e a DPCM che sono privi di un ruolo reale del Parlamento, anche di controllo. Quindi anche questo è un tema. In Italia sono molto attenti a protestare quando il Parlamento ungherese dà il mandato a Orban poter avere i poteri, ma glielo dà il Parlamento e lo dà un presidente che piaccia o non piaccia è eletto dal popolo. Invece noi in Italia siamo in una situazione un po' paradossale, però siamo i primi a salire in cattedra a esprimere i giudizi nei confronti degli altri. Ma detto questo, c'è una considerazione ancora più importante: noi non possiamo più andare avanti con degli annunci. Giorni fa il Presidente del Consiglio ha fatto una conferenza stampa dicendo che arrivavano 4 miliardi e 300 milioni di euro di fondo di solidarietà ai comuni e 400 milioni per poter utilizzare le risorse per le prime esigenze
delle famiglie più in difficoltà. Noi siamo stati tra quelli che hanno polemizzato su questo, perché dicevamo una cosa ovvia: 4 miliardi e 300 milioni non sono soldi dati in modo straordinario in questa fase, ma sono soldi che ogni anno in questo periodo vengono dati per un provvedimento, un fondo che c'è da sempre. E così potrei continuare sul decreto sulle banche, perché nei prossimi giorni toccheremo con mano che le parole e gli slogan e gli spot fatti nelle conferenze stampa di presentazione non corrispondono in alcun modo alla realtà dei fatti. Ecco, queste sono tutte questioni sulle quali io penso che sia indispensabile a questo punto cambiare un po' atteggiamento e assumere una posizione diversa. Presidente, io mi candido, sto per farle l'ultima domanda, avevo fatto una premessa, mi aspetto che lei risponda come uomo delle istituzioni, ha risposto come uomo delle istituzioni, sfoderando capacità diplomatiche notevoli, ma non lo sappiamo da tempo. Mi riservo di sentirla, perché di qui ad aprile, di qui a qualche giorno, quando ci sarà un nuovo decreto, perché finora si è detto non, oramai era tutto scritto, non potevamo far nulla, adesso vediamo, rincontriamoci. Mi riservo di rindisturbarla per commentare quello che sarà il prossimo. Con piacere. Io le faccio l'ultima domanda, che se mi consente è una domanda, una specie di domanda di fanta europolitica, piuttosto secca. Se non ci fossero stati quei 9 voti, che Europa sarebbe oggi? Una Commissione europea diversa, non ci sarebbe stata questa Commissione europea, si sarebbe indebolito totalmente l'asse franco-tedesca che tiene in mano di fatto le istituzioni europee, che governa e accompagna questo percorso che è certamente ostile al nostro paese. Ognuno Quindi di l'errore più grave di 5 Stelle è stato quello? Ma sì, di tutte le delegazioni che hanno votato la Commissione europea. Noi abbiamo votato contro, lo abbiamo detto in tutti i modi, siamo sereni dal punto di vista della nostra coscienza, molto preoccupati per quello che è accaduto. Sì, però se non ci fossero stati quei 9 voti, non c'è dubbio. Sarebbe stato, come dice lei, un'altra Commissione. Non c'è dubbio, un'altra commissione. E vorrei ricordare, non voglio dilungarmi però, che anche quando c'è stato un voto contrario in commissione che bocciò la prima proposta di commissario europeo da parte della Francia, che Macron si è impuntato e ha messo appunto l'attuale commissario Breton, il quale dopo lo sgarbo che aveva subito la prima proposta di commissaria bocciata, e Macron si è preso indietro tutto con gli interessi, perché se voi leggete le deleghe di Breton, del commissario europeo Breton, sembra un supermarket, non una delega. Si è preso la Christine Lagarde oltre alla presidente della Banca Centrale Europea. Quindi questo mi sembra che sia un dato oggettivo: chi ha votato l'attuale Commissione europea e la Presidente si è assunto una sua grave responsabilità. Se lo ha fatto un parlamentare italiano, si è assunto maggiormente questa responsabilità. Presidente, lei è stato molto gentile. Il caffè è stato un po' lungo, ma lo abbiamo gradito tutto. La ringrazio molto, a presto. Alla prossima, grazie. Alla prossima, grazie a lei.